Buongiorno, buongiorno a tutti in questo video mattutino. Già ieri sera ho bastonato i servi di Pioli collegandomi a dei numeri, dati alla mano, perché in questo canale io porto i numeri, porto i dati, non porto le opinioni, porto i dati, perché poi le opinioni che do devono essere sempre corroborate da dati, se no non sono opinioni, sono chiacchiere e le chiacchiere sono belle, come diceva qualcuno, perché vuol dire che sono fiato, il fiato vuol dire che siamo tutti vivi, ma restano chiacchiere. Invece a me piacciono i numeri. Allora, innanzitutto vi chiedo un mi piace al video, vi chiedo un commento qui sotto, fatemi sapere a che ora vedete questo video, perché io lo metto la mattina presto e mi farebbe piacere capire anche a che ora la maggior parte delle persone si collega al canale. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Ho notato meno iscrizioni da quando non lo dico più. Quindi se sei capitato su questo video ma non segui il canale, lascia l'iscrizione. Se invece lo segui già, attiva la campanellina delle notifiche. In cambio ti offro qui sotto nel box descrizioni il link di Sportium Lab. Che cos'è Sportium Lab? È una pagina Instagram che offre la possibilità di andare a vedere le partite di Serie A e delle coppe europee delle maggiori squadre italiane. Con i biglietti VIP in hospitality totalmente gratis, dovete solo fare occhio ai loro post e avere un pizzico di fortuna. Allora, oggi parliamo del caso, che caso non è, costruito ad arte da quei vermi della stampa pioliana, perché c'è una parte di stampa che sta facendo una battaglia mediatica per far sì che Pioli rimanga al Milan anche l'anno prossimo. Attenzione, perché adesso la mia battaglia si è spostata. Se voi fate caso, io critico Pioli nei post partite, ma poi non ne parlo più di Pioli, perché insomma la mia opinione la sapete, per me Pioli è un buon allenatore che però ha terminato il suo ciclo al Milan, che non c'entra più nulla col Milan, che deve necessariamente staccare la spina del suo progetto al Milan. Non mi interessa nella sua totalità, è un buon allenatore, non è un top, però è un buon allenatore, ha fatto pure un mezzo miracolo con lo scudetto e gliel'abbiamo riconosciuto. Poi ha fatto 2 anni di merda, però col Milan per me ha finito. Ma criticare adesso Pioli, cioè attaccare adesso Pioli, esonero, Pioli out, non serve a nulla perché non lo puoi esonerare più perché ormai la stagione è finita, devi portarla a termine e prendere le decisioni che devi prendere a fine stagione. L'avresti dovuto esonerare 1 anno e mezzo fa, a gennaio, quando potevi salvare il salvabile, l'avresti dovuto fare in estate, l'avresti dovuto fare dopo il 5-1. Ci sono state le occasioni per farlo, non l'hanno voluto fare, adesso è inutile, sarei stupido adesso venire qua a dire Pioli out. La mia battaglia si è spostata, io adesso ce l'ho con i vermi. I giornalisti vermi che credono di intortare le persone e che ci riescono perché è pieno di piolisti in giro che credono alle nefandezze, alle narrazioni mendace, alle porcherie che vengono propinate da questa parte della stampa. Stampa non intendo i giornali, eh. Cioè, anche i giornali, ma non intendo i giornalisti. Chi vuole capire, capisca, non ce n'è uno in particolare, non ce l'ho con uno in particolare perché poi se no pensate, no, ce l'ha con quel. No, tutti quelli e anche addetti ai lavori del calcio che si sentono in diritto di spendere una parola su Pioli. A volte leggo ex dirigenti della Juventus, ex dirigenti del Napoli degli anni 80 per dire che devono fare l'intervista per difendere Pioli. E adesso comunque, per tornare al succo, al fulcro del video, è uscita questa nuova narrazione, no? Dici, ma questa l'ha tirata fuori pure Sciscione recentemente in una live, e da lì ho iniziato a capire che era in giro questa cosa, perché giustamente Sciscione non tifa Milan, quindi quello che gli arriva da qualche parte, e ho capito che gli era arrivata da qualche parte. Ma dice, ma con Giroud, Luca, ma mica puoi pretendere di lottare per lo scudetto. Giroud una punta di 38 anni, mica puoi pretendere di lottare per lo scudetto. Quindi adesso il problema del Milan. Hanno fatto passare che il Milan non poteva lottare per lo scudetto, non poteva fare meglio in Champions, non poteva vincere a Salerno, non poteva vincere in casa con l'Udinese, non poteva vincere a Monza, non poteva non farsi rimontare da Lecce, non poteva prendere quei punti che ha sperperato per strada con squadrette. Non cito mai il derby, la Juventus, il Napoli, l'Atalanta, perché con queste ci sta che possa accadere. Ecco, non poteva fare tutto questo perché a Giroud davanti, che è vecchio.
Se tu gli dici, ma con Giroud ho vinto un campionato, loro non sanno neanche risponderti, perché uno lo dice per difendere la propria posizione in modo breve, senza andare nel dettaglio, no? La risposta è no, caro mio, c'era Ibrahimovic che ha fatto 8 gol, c'era Ibrahimovic che faceva massivamente presenza nell'anno dello scudetto. Non lo sanno, perché non sono documentati, non sanno nulla del Milan, leggono le cose di giro e le riportano. Loro ti rispondono, ma Giroud era più giovane, non vuol dire un cazzo che era più giovane, perché Giroud quest'anno sta facendo meglio dell'anno dello scudetto, ma siccome sono talmente scarsi a livello dialettico, li devo aiutare io. Cioè la risposta io li devo provocare, mi devo rispondere da solo, talmente che sono scarsi nelle argomentazioni. Giroud quest'anno sta facendo una stagione tra le sue migliori in carriera a livello numerico di gol e assist, quindi a Giroud non gli si può criticare nulla a livello di gol e assist personali. Che Giroud sia vecchio lo sanno tutti. Che Giroud volesse fare comunque il titolare o quantomeno il non volesse fare la riserva fissa, lo sa chi è nell'ambiente? Quindi anche se fosse arrivato Taremi, Giroud non avrebbe fatto la riserva di Taremi. Giroud avrebbe fatto il comprimario di Taremi, probabilmente pure partendo titolare. E al netto poi della stagione che sta facendo Taremi, forse sarebbe stato pure sensato. E quindi poi si è andato su Okafor, si è andato su Jovic, profili che potessero permettere questo. Ora vedremo cosa succederà a giugno con Giroud. Ma dire che Giroud è un problema per Pioli è dire il falso. Come può essere un problema alla prima punta nel momento in cui l'attacco del Milan, parliamo solo di campionato, togliamo l'Europa, togliamo la Coppa Italia, l'attacco del Milan è il secondo attacco del campionato. Era, perché ci ha superato la Roma nella scorsa giornata. Ha fatto più di 50 gol. Perché ci si concentra sulla prima punta? È l'attacco quello che conta. Se Pulisic segna, se Loftus-Cheek segna, se Okafor e Jovic segnano dalla panchina, gli anni scorsi non avevamo quei gol di chi subentrava dalla panchina. Se Leao avesse segnato un po' di più, ecco, Leao poteva essere un problema alla realizzazione di Leao, avrebbe avuto più senso come critica che Giroud. Ma se Giroud nel suo miglior anno praticamente è arrivato a fare a febbraio 20 tra gol e assist, come può essere Giroud il problema se i sostituti di uno che fa questi numeri hanno rispettivamente 8 e 7 gol in campionato? 5 e 5 in campionato, ma 8 e 7 in stagione. Mi sembra che siano questi i numeri di Okafor e Jovic. Ma come si può pensare di costruire una narrativa del genere? E contemporaneamente parliamo di una squadra che ha la nona, decima difesa del campionato, che prende 2-3 gol da chiunque. Che cazzo c'entra Giroud con i gol che subisce il Milan? Che cosa c'entra? Non c'entra assolutamente nulla. Quindi nel momento in cui noi gli abbiamo smontato la roba, ma gli infortuni, perché hanno capito che non possono più battere lì, perché gli infortuni sono una colpa, quando tu per 4 anni c'hai il record di infortuni sono una colpa. Adesso vanno a battere su Giroud. Perché non sanno più che cosa inventarsi, perché hanno paura che questa rosa, che non è il Real Madrid, che non è il Manchester City, che non è il Liverpool, che non è il Bayern Monaco, che non è l'Inter, data in mano ad un altro allenatore, con dei nuovi stimoli, con dei nuovi diktat di campo, possa far paura. Non vincere, far paura. Tornare ad essere qualcosa di più competitivo. E allora difendono Pioli, perché guardate, la maggior parte dei piolisti, la maggior parte di quelli che difendono Pioli non tifano il Milan, sono maggior parte interisti, romanisti, juventini, laziali, napoletani, sono veramente pochi quelli che tifano Milan e quei pochi sono purtroppo completamente succubi di queste narrazioni, perché poi leggono queste cose, leggono i numeri dell'anno dello scudetto, i numeri di Sacchi. Si fanno riempire la testa da queste puttanate e vanno dietro a certe narrazioni. Ma non vi permettete a pensare, neanche voi che andate dietro a Pioli, a pensare che Giroud possa essere un problema, che il problema sia l'attacco. Giroud sicuramente non è Vlahovic, non è Lautaro Martinez, ci serve quel tipo di punto, questo lo so pure io. Ma a livello di numeri, che i numeri ci dicono sempre la verità. Per il gioco purtroppo che fa Pioli, Giroud è paradossalmente più utile di Vlahovic. Per il gioco che fa Pioli. Poi è chiaro che se il Milan cambia gioco,
Giroud cozzerebbe anche con i numeri. Ma uno che fa quei numeri, a quell'età, che i sostituti fanno dei numeri ottimi, che l'attacco fa dei numeri ottimi e ha una difesa di merda, Colabrodo, che prende gol ovunque, non si può venire a raccontare che il problema sia che il Milan non può essere competitivo in campi del genere, come Salerno 2 anni su 3 non ci ha vinto, Udinese e tutti quelli che ho elencato, perché c'è Giroud davanti. Non dite bugie alle persone che vi seguono. Vi chiedo la vostra qui sotto nei commenti, oltre all'orario in cui vedete il video, fatemi sapere che cosa ne pensate al riguardo. Seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanellina delle notifiche. Instagram lo trovate nel box descrizione, subito sotto la pagina di Sportium Lab. Sempre Forza Milano.